Buongiorno a tutti, siamo al Museo Diocesano di Genova con Paola Martini che è la direttrice. Oggi parliamo di Lilliput perché il Museo Diocesano ha deciso di aderire al progetto Lilliput a piccoli passi nei musei. È un progetto sostenuto dalla Fondazione San Paolo che si prefigge di guidare le famiglie a un nuovo modo di fruire il museo. Per adesso sono 11 partner e chiediamo subito come mai avete deciso di aderire a questo progetto. Il progetto ci è stato presentato da Elisa Moretti e Francesca Posenato assieme a tutta una serie di altri partner. Abbiamo deciso di aderire perché crediamo moltissimo che le famiglie debbano, attraverso e con la partecipazione dei loro bambini, frequentare questo museo per abituarli e soprattutto per insegnare loro, e anzi goderne assieme, di quelle che sono la storia, gli oggetti che vengono conservati, oggetti che spesso non sono che una versione precedente di tante cose che noi utilizziamo oggi. Quindi riscoprirle e capire anche come sono evolute nel tempo penso sia un'esperienza veramente formativa in questo senso. Ecco, gli ideatori di Lilliput stanno preparando, anzi è quasi pronto, il LilliKit, che è un kit che sarà composto da diversi elementi che aiuterà la famiglia a fruire meglio del percorso. Il Museo Diocesano è stato area di test proprio di questo. Abbiamo testato sul campo il kit con le famiglie e lo stiamo migliorando. In generale, qual è il tuo feedback sul progetto? È un feedback ottimo. Ottimo perché è stato interessante vedere come i bambini e le famiglie si comportavano in una modalità diversa all'interno del museo. E davvero importante perché ci sono arrivate delle risposte ed è un'attenzione magari su oggetti su cui come staff didattico non avevamo posto l'attenzione, che invece sono diventati oggetto di curiosità e quindi ci hanno spinto ad approfondire alcuni aspetti. Gli sguardi nuovi, attenti, ma soprattutto anche un po' meno viziati dall'abitudine sono, potrei dire, una manna per chiunque lavora in un ambito come quello museale. Ad esempio qua si è scoperto che la cosa che piaceva più ai bambini sono i famosi leoni, infatti c'è abbiamo coniato il Look for the Lion, cioè cercate il leone, quindi sarà un leitmotiv del museo, come ogni museo avrà un suo animale guida. Adesso sono 11 musei che partecipano al progetto e quindi questa è una delle cose che è uscita fuori nel corso del progetto. Però voi non partecipate solo a Lilliput, cioè sviluppate voi una vostra attività autonoma per famiglie da molto tempo. Il museo è da circa 20 anni aperto e quindi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per tutto quello che riguarda le attività con i bambini, che siano attività dedicate alla scuola oppure dedicate anche al catechismo, vista la specificità del museo. L'apertura verso le famiglie è sembrata naturale, perché proprio condividere l'esperienza con i propri figli oppure se sono i nonni con i nipoti credo che sia una cosa estremamente piacevole, che rafforza soprattutto la capacità di scoprire intorno a sé un mondo e dei luoghi diversi. Bene, allora, con